Soddisfa sia i vertici tua che quelli della Regione Abruzzo il bilancio 2020 approvato dall'azienda che gestisce il trasporto locale nella nostra regione. I numeri, a differenza degli anni passati, vanno interpretati guardando alle contingenze che si sono verificate, ovvero alla pandemia che nel 2020 ha portato ad una riduzione di ricavi da traffico di circa 13 milioni di euro. L'azienda, come conferma il direttore generale Maximilian Di Pasquale, è stata pronta a ridurre le spese per un importo quasi equivalente. Con l'aiuto degli indennizzi varati dal governo e dalla stessa Regione Abruzzo, è riuscita a chiudere il bilancio con un leggero utile. Ciò però ha determinato una contrazione di costo sul personale, che lo stesso direttore si sente di ringraziare. Ringraziamo anche i lavoratori che hanno capito il momento particolare e si sono resi disponibili sia a lavorare in condizioni obiettivamente rischiose, perché per un certo periodo portare le persone veniva individuato come un rischio, e sia ad accettare alcuni sacrifici, quali a titolo esemplificativo la cassa integrazione e il blocco dello straordinario. La cassa integrazione comunque è stata utilizzata al minimo, poiché l'azienda era già arrivata pronta a questo appuntamento, che non era un appuntamento, diciamo, si è fatta trovare pronta per questo imprevisto, in quanto aveva già avviato un'opera di efficientamento e di riduzione dei costi attraverso la ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro e l'avvio delle subconcessioni. Abbiamo ridotto i costi per servizi e, nonostante questo, abbiamo dato seguito al piano degli investimenti, senza far rinunciare l'azienda e con essa il territorio abruzzese allo sviluppo che era stato pianificato in termini pre-Covid. La tua in questo anno particolare ha permesso alla Regione Abruzzo di essere la prima in Italia ad avviare il doppio ingresso nelle scuole per garantire il servizio anche in situazione di capacità di mezzi ridotta. Siamo riusciti a fare questo con una nuova organizzazione del lavoro pensata in meno di un mese, con l'ausilio di personale assunto con modalità più agili, e anche, ripeto, con un consenso ed un supporto interno che, nonostante qualche momento di, non di frizione, ma di richiesta di spiegazioni, di un minimo di tensione, è stata accettata dal personale e ci ha consentito di andare avanti. L'Abruzzo, ripeto, è stata la prima regione ad avviare il doppio ingresso ed è stata un modello anche per altre regioni.